ultimamente mi aveva parlato solo che temeva un po' questa venuta dei coniugi che già aveva conosciuto, perché diceva che gli mettevano contro il marito. Noi ci troviamo di fronte a una tragedia umana. Lui veniva ogni domenica a trovare la mamma ed è un comportamento normalissimo. Lei graziosa, una ragazza dolce, molto semplice. Io quel bambino l'ho tenuto in braccio, cioè Antonella veniva da me col bambino che giocava nel prato, quindi l'ho visto troppo da vicino. Eravamo proprio legate poi alla fine, abbiamo legato tanto, come se la conoscessi da tanto tempo. E quindi niente, mi è caduto praticamente il mondo addosso, non me l'aspettavo. Dice, ce l'avevano con me e vedevano male me. E addirittura voleva che ci andassi pure io a dormire lì. Lei voleva forse secondo me un appoggio morale, perché lei naturalmente non si aspettava una cosa del genere, perché io sono convinta che non si aspettava una cosa del genere, in quanto lei mi diceva addirittura che non sapeva neanche che regalo gli doveva fare per San Valentino a suo marito. Quindi, cioè, lei pensava a regalargli una cosa a suo marito per San Valentino. Quindi, per sé dice così, io non mi balenava nulla a me, una cosa così grave, no, no. Questa tragedia non ha nulla a che fare con la religione, proprio nulla. Esiste tutto un sottobosco di fenomenologia pseudo-religiosa che purtroppo fa presa sulle persone più fragili, più deboli e spesso anche in quel sottostrato culturale che diciamo non è ben attrezzato a leggere e a decodificare determinati fenomeni. Per unirci al dolore che si respira nell'aria, cioè c'è un silenzio surreale ad Altavilla in questi giorni. Bisogna intromettersi, bisogna essere attivi nel capire cosa succede, andare lì, segnalarlo, avere un senso di comunità anche nell'essere attivi, nel muoversi, creare rete tra le persone.